Buonasera, signore e signori, e benvenuti a questo entusiasmante settimo round della Porsche Cup Super Series su ACC organizzata dai BT Paddock. Sono Marco Albertini e questa volta accanto a me nel commento c'è Giacomo Darold. Ciao Giacomo! Buonasera o buongiorno, dipende da quando ci state vedendo. Al momento sarebbe giorno a Imola, ma buonasera se ci state seguendo in diretta. Invece, nel mondo reale, nel mondo virtuale, sono le ore 7:03 pomeridiane sul circuito di Imola. Si sfidano queste magnifiche Porsche, Marco. E belle auto su una bella pista, secondo me. Adesso siamo già in qualifica, una qualifica bella lunga. Adesso mancano solo 16 minuti. Però è una lunghezza non tanto. Cioè, non siamo abituati a vedere qualifiche così lunghe, Giacomo? Non siamo abituati a vedere qualifiche così lunghe, però considerando la pista, che non è assolutamente facile, è giusto così secondo me, considerando il fatto che è una pista molto complicata, le asperità sono, e anche così come le curve sono molto complicate. Intanto vediamo se riusciamo a ascoltare un po' l'onboard, Marco. Eh sì, dobbiamo goderci un po' di questa pista qua. Rivazza 1, rivazza 2. Oi, oi, siamo ancora indietro. E quindi? Ma siamo ancora in diretta oppure? Ok, chiedo scusa. Allora, intanto, grama davanti a tutti, 1:43, 232, 518 millesimi di vantaggio. Intanto il double yellow tolta Bello. subito. Evidentemente qualcuno è fermo, nel frattempo qualcuno è fermo mentre i piloti stanno affrontando tamburello. Dopo il tamburello alla lungo, ioioi, Dascalescu. Dopo il tamburello si affronterà ovviamente la bellissima variante Villeneuve, la bellissima variante Villeneuve e via via tutte le altre. Cosa ci aspettiamo da queste gare, caro Marco? Secondo, cioè io onestamente mi aspetto che, essendo Imola, essendo anche una bella combinazione di auto e di pista, secondo me ci sarà tanto da godersi qua. Anche perché le chance per sorpassare sono limitate, ma quando un sorpasso viene effettuato, sarà qualcosa bello da vedere. E ci abbiamo tanti piloti in griglia e sarà molto molto interessante vedere come tutti riusciranno a maneggiare la situazione che hanno attorno. Assolutamente se ricordo che comunque Imola è una tra le piste più belle, a mio avviso forse la più bella in Italia sicuramente e forse nel mondo, mi verrebbe da dire. Non so cosa ne pensi tu Marco. Intanto ricordo, scusami se ti interrompo, che siamo in piena qualifica, 13 minuti 40 secondi alla conclusione di questa qualifica. Siamo ancora in soggettiva con Zardin, adesso tolta la soggettiva, immagine dall'alto con i piloti che affrontano le acque minerali, ha già affrontato le acque minerali. Ricordo 35 piloti. 45 piloti, 1:42, 725, intanto taglia secco sul corridoio, forse un po' troppo tagliato secondo me Grama. 1:42, 725, pole position provvisoria per lui davanti a Bidello, poi in terza posizione Blankenburg, poi Ristori, Stefanella, Palmucci, Ruggero, Neri, Siazzu e Grandi a completare la top 10, ma distacchi molto elevati comunque, escludendo i primi 6, per il resto abbiamo distacchi davvero, davvero elevati, caro Marco Albertini. Eh sì, non. Cioè, Imola è una pista difficile come abbiamo detto e diciamo che è un po' prevedibile vedere distacchi così grandi perché non tutti riescono a masterizzare una pista così. Che sembra semplice, ma non è poi così difficile appena si giri. Con tutti i cordoli a 6-18 che ci sono e
il fatto che la pista è un po' stretta rispetto allo standard moderno. Assolutamente, assolutamente sì. Andiamo on board con Vasigrama. Ascoltiamo un po' la sua Porsche. Un po' lungo. Porca miseria. Raccontiamo cosa è successo, Marco. È andato molto, cioè più largo di quanto voleva, ha quasi perso l'auto, però ha fatto un miracolo a tenerla dritta, cioè questo fa vedere il talento che hanno questi piloti qua, che vanno, cioè cercano di tutto per trovare il limite dell'auto e della pista. Soprattutto con grip ottimale, quindi c'è tanta aderenza in pista. Però la pista non è poi così calda, sono 13 gradi non, di ambiente e di pista. Però Grama va nei box, quindi adesso ci spostiamo su Bilello, Sì. su questa bella Porsche rosa che mi ricorda tanto le Iron Dames nei campionati di WEC e Le Mans Europea. No. Come direbbero gli amici di SVKR, che salutiamo sempre, che ci seguono sempre, le cosiddette dame de ferro, le dame di ferro Iron Dames, con le ragazze che vanno veramente molto molto forte. Intanto Blankenburg sempre in terza posizione. Qua siamo invece con Carlo Bilello. Delle prime 10 posizioni, 3 sono ai box. Dalla quarta alla settima posizione, 3 sono ai box. Comunque tengo a dire che stimo SVKR. Tornando a cose serie, Tauro è l'unico tra quarto e sesto. No, adesso anche Ristori non è uscito dai pit. Quindi rimangono solo due persone. E qua Bilello va a prendere salsicciate abbastanza duro. E si vede che l'auto non è piaciuta tanto. È iniziato a sbalzellare come se ci avesse il pogo al posto delle molle. Però ritorna ai pit e ci spostiamo su Grandi, che si avvicina con Minerali, una sezione abbastanza difficile, che vai in frenata in entrata e devi continuare a frenare, poi ti trovi ce l'hai in una salita abbastanza brusca e devi un po' combattere con il sovrasterzo che si fa sentire in accelerata, e anche qua un po' di sovrasterzo da parte di Grandi che l'ha quasi perso. Eh sì, la regia ci. Cioè, un momento per salutare la nostra regia di Mantegazza, il nostro caro amico che ci aggiunge che queste Porsche qua c'hanno il motore piccolo dietro. Sì. Sovrasterzo. Decisamente sì. Intanto inquadrato Andrea Grande. Ui, ma ho visto una macchina ferma. Ho visto Sì. una macchina ferma. Appunto. Tornato È ai pit. tornato in pit. Si è teletrasportato, perché pensate che nei videogiochi, nel sim racing, c'è pure questa chance di letteralmente teletrasportarsi ai box. Cosa che nella realtà, se ci provi, probabilmente ti pianti su un muro, probabilmente. Evita Comunque. extraumane. Ecco, non provateci a casa, lo dico chiaro e tondo, non provateci a casa a teletrasportarvi nella vita reale da un posto all'altro, fallirete miseramente. 8 minuti, 13 secondi alla conclusione di questa qualifica, il Grama davanti, poi Bilello, Blackenburg, Stevanella, Palmucci, Grandi, Tauro, Ristori, Ruggero, Neri a completare la top 10. Intanto qui siamo con Blankenburg. Bellissima la livrea di Blankenburg, mi piace davvero tanto. È particolare, caratteristica, dai mille colori. Interessante, devo dire. Applausi a chiunque l'abbia fatta, al suo stylist, ammesso che sia lui uno stylist. Chissà chi l'ha fatta questa livrea, se l'ha fatta lui stesso. Perché se l'ha fatta lui stesso, gli faccio un grande applauso. Perché è una livrea, ripeto, veramente meravigliosa. 7 minuti e 30 secondi.
Grama, intanto c'era una vettura ferma. Grama, intanto ha credo migliorato il tempo con un 42.447. Il vantaggio su Bilello è di 375 millesimi. Taglia secco sul cordolo un po' troppo. Infatti, va in ghiaia. Va in ghiaia. Blankenburg, che è inquadrato in questo momento, adesso affronta giù la discesa. Dentro con uno bello Strignac preciso, preciso davvero, preciso davvero. Poi giù un'altra volta a gas aperto. Oh, che Strignac, ragazzi! Che Strignac, che rischio per Blankenburg. Mamma mia, un rischio di lanciarsi per aria nel virtuale importantissimo. Intanto, qualcuno, sì, qualcuno davanti a Blankenburg si è incidentato, si è girato. Comunque, siamo in soggettiva con Blankenburg. Davvero interessante vedere anche un po' com'è questa vettura, Marco. Spiegaci un po' le caratteristiche di questa vettura. Allora, questa vettura qua è la 911 Cup, che non è la GT3, come si può un po' vedere. L'aerodinamica è un po' semplificata, vediamo Grama che ti mette a balzellare tra i cordoli come se fosse uno che va a slalom, però sì. Voleva salutare la mamma che era lì in tribuna. Bisogna fare di tutto quando sai che i tuoi ti stanno guardando. Ui! Esatto. Però questa auto qua è usata in tanti campionati Carrera Cup in tutto il mondo ed è un'auto un po' per introdurre persone nuove al concetto di auto da turismo. Infatti spesso quando i piloti non riescono ad andare avanti nel monoposto, vanno in questa auto qua. Abbiamo visto Marcus Hammond che per quest'anno lascerà, cioè da quest'anno in poi lascerà le monoposto per andare a competere nelle Carrera Cup. Però è su un'auto con aerodinamica semplificata che, se non sbaglio, hanno meno potenza delle GT3 e sono usate in campionati Carrera Cup e anche nel Porsche Super Cup. E molti piloti nella vita reale sono riusciti ad andare da vincere questi campionati qua, Carrera Cup, in diversi paesi, a essere piloti di fabbrica della Porsche. Noto Kevin Estre, che è uno dei più forti in Porsche. Però sono auto che, anche se sono più lente del GT3, richiedono una bella precisione da guidare, che in certi casi sembrano un po' dei barconi da guidare, però è pur sempre una bella esperienza guidare una Porsche, anche se il bilanciamento del peso causa un po' di sottosterzo, mettiamola così. Assolutamente, assolutamente sì. Assolutamente sì. Intanto siamo con Guido Ristori, World Racers Team. Livrea più classica per lui. Livrea più classica per lui. Sull'azzurro, come il cielo sopra Imola, al momento non pare che arrivi il malattempo su Imola. Purtroppo nella vita reale ne hanno già fatto le spese anche troppo, oggettivamente, ragazzi dell'Emilia Romagna e di Imola, con un grande abbraccio a tutti coloro che hanno perso qualcosa in quel terribile alluvione, e mi auguro davvero che vengano risarciti nel miglior modo possibile. Intanto qui vediamo bella anche la livrea di Vasigrama, comunque questo marroncino bronzo, mi verrebbe da dire, questa livrea bronzo di Vasigrama. Bella bella bella. Con la 333, che sembra un prefisso telefonico, ma invece è un numero di gara, Digital Racing Squad, avanti di 3 decimi alla fotocellula.
Allungo e adesso giù in discesa verso la rivazza. Belle Rivazza. curve. Mamma mia, che meraviglia. Adesso affronta. Ricordiamo che ci sono due varianti, Marco, per quanto riguarda il tracciato di Imola. La variante bassa è la che si usa sostanzialmente quasi sempre per le moto, mentre la variante alta, scusate, il rettilineo lungo, che non viene utilizzato per quanto riguarda le auto, che non viene utilizzato, che viene utilizzato per quanto riguarda le auto, boom! Benis, Roberto Benis, sovrasterzo muro. Roberto Benis, muro, sovrasterzo muro per lui. 1 minuto 20 secondi alla conclusione di questa qualifica. Grama ai box, credo ci sia migliorato Blankenburg, che si è portato in seconda posizione, esatto. Anche Dascalescu, anche Ristori. È cambiato tutto davanti, è cambiato tutto davanti, caro. Caro il mio Marco Albertini, a cui lascio il commento di quest'ultimo minuto di qualifica. Si è cambiato un po' tanto davanti. Adesso ci vediamo. Adesso vedo. Cioè, vediamo 7 piloti in un secondo. E Blankenburg, secondo me, va un po' troppo largo. Verso l'acqua minerale, va largo di nuovo. Ha avuto un momento abbastanza. Non ideale. E di sicuro questo non aiuterà a migliorare il giro. Però continua. Mentre vediamo Palmucci. Che prende con tanta aggressione la prima variante, però adesso si trova un po' di traffico davanti e questo potrebbe rovinargli il giro. E infatti alza il piede e si mette nella ghiaia. Quindi Palmucci si tira dal suo giro, mentre vediamo Blankenburg che va a completare il suo giro all'uscita della seconda rivazza con 6 secondi di qualifica. Vediamo se riesce a iniziare un altro giro. No, qualifiche sono finite. Blankenburg non si migliora. Non si migliora Blankenburg. Grama, pole position 1:42, 4:47, secondo Blankenburg, terzo Dascalescu, poi Ristori, Stevanella, Palmucci, Grandi, Ruggero, Di Dio, attenzione, Bilello si è portato in terza posizione, scavalcando Dascalescu, poi Ristori, Stevanella, Palmucci, Grandi, Ruggero, Di Dio. Queste le prime 10 posizioni per il resto della classifica. Aspettiamo Alessandro Neri, poi. Ecco, Neri si sta migliorando. Si migliora Neri, quindi seguiamo Neri. Poi dopo diamo la classifica completa. Francolini, 14esimo era e Sa rimane 14esimo. Aspettiamo Alessandro Neri, vediamo se rientra in top 10. Il ragazzo con la livrea giallo-bianca o bianco-gialla, che dir si voglia, con inserto evidenziatore. Non credo si migliorerà, anzi, non si migliorerà. E si chiude. Esatto, sembra la Brown GP. Questa livrea sembra la Brown GP che ha trionfato nella Formula 1 nel 2009 con Jenson Button, e come secondo pilota aveva il grande Rubinho Rubens Barrichello. E a proposito di Brasile, ricordo che tanti campionati brasiliani, così come tanti altri eventi, sono disponibili su Parc Fermé. Grama, dunque, in pole position, caro Marco Albertini. Cosa ci aspettiamo dalle gare adesso? Ritorno a un punto che ho detto prima. Onestamente mi aspetto una gara bella. Vediamo, 35 piloti in griglia per un'ora e 10 di gara. Secondo me ci sarà da divertirsi qua. Ci sarà tanto da commentare. Anche perché, insomma, i seguimenti a Imola sono un po' comuni. Abbiamo visti. A Imola, cioè abbiamo visto in Formula 1 nel 2005 per esempio, ma ci sono stati altri inseguimenti intensi in altre categorie. Abbiamo visto Formula 3 nel 2022 per esempio, con una bellissima battaglia tra Stane, che credo Crawford per la vittoria. E quindi secondo me vedremo qualcosa di bello, una gara bella ci aspetta, 1 ora e 10 di puro divertimento.
Te cosa aspetti, Giacomo? Mi aspetto spettacolo, mi aspetto duelli, mi aspetto incidenti perché inevitabilmente ce ne saranno. Mi aspetto che ci sia spettacolo, insomma, ecco. Ci siamo. 1 minuto e 50 alla partenza di questa ora e 10 di gara, quando non sono nemmeno le 22, quando sono le 20, poco prima delle 22, di conseguenza la gara dovrebbe terminare alle 23 e qualche minuto, insomma, dalle 23 e qualche minuto, con Grama in prima posizione, poi Blankenberg, Bilello, Dascalescu in quarta posizione, Ristori, poi Stebanella, Palmucci, Grandi, Ruggero, Di Dio, Tauro, Neri, Siazu, Francolini, Traccheggiani, Liorizzo, Di Benedetto, Baldo, De Pasquale, Palma, Salvi, Dorazio e Ciocan, o Ciocan, che dir si voglia. Queste le prime 23 posizioni. 1 minuto, dunque la partenza. Questa è la cosiddetta quiete prima della tempesta. Occhio ai lag, che potrebbero, e alle connessioni che potrebbero essere decisive. Speriamo sia tutto regolare al tamburello. Ricordiamo che il tamburello è un punto molto, ma molto complicato da affrontare. È un punto da molto, molto complicato da affrontare in più vetture, insomma, per cui un nugolo di vetture che affronta il tamburello potrebbe finire non proprio nella maniera migliore. Ecco, probabilmente qualcuno andrà ad assaggiare la ghiaia di Imola, che oggettivamente non è buona. Non lo dico per esperienza personale, chiaramente. 10 secondi Forse. e sì, 10 secondi si parte, caro il mio Marco Albertini. E via, si parte, credo, Di formazione. con il giro di ricognizione. E allora, caro Marco Albertini, intanto è partito subito quasi Grama, ci ha messo un bel po' invece Blankenburg. Allora, caro mio Marco Albertini, introducici ai segreti del tracciato di Imola. Bene. Imola è una pista abbastanza complicata e partiamo tutto da questo rettilineo che non è tanto dritto, che ci porta alla variante del tamburello, una curva che era completamente flat out, però nel 94, anzi dopo l'incidente del 94, è stata convertita in questa bella chicane che è formata da tre curve, le prime due che sono abbastanza tortuose e la terza che è difficile da fare flat out. Ed è importante, ma importante, avere una buona uscita perché poi vai in questo rettilineo che non sembra tanto lungo, che ti porta alla Villeneuve, un'altra curva che era flat out, poi è stata cambiata, che l'entrata è abbastanza veloce e l'uscita è cruciale perché puoi usare tanto cordolo in uscita, ma potresti prenderti facilmente un warning e deve avere un'uscita buona per questo bel tornante, la tosa, un bel punto di sorpasso. Che va in salita e in uscita, quindi bisogna essere molto attenti nel usare l'acceleratore in uscita perché potresti trovarti con un po' di sovrasterzo o sottosterzo, dipendentemente, cioè dipende dalle caratteristiche dell'auto, però vai in salita fino a qua. La Piratella, spero che questo qua sia il nome giusto, che è una curva abbastanza difficile da fare perché l'uscita è, diciamo che non è tanto amichevole, è molto facile prenderti un avvertimento o un giro cancellato in una sessione perché la curva è veloce e i cordoli diciamo che sono un po' stretti. Adesso vediamo qua le acque minerali, un complesso abbastanza difficile come abbiamo detto nelle qualifiche, di cui vai freni in discesa mentre sterzi e poi devi accelerare mentre sterzi in salita e questo diciamo che non piace tanto all'auto che cerca sempre di far partire il retro. Adesso qua l'ultima chicane che qui è, anche qua è facile prendersi una violazione di limiti di pista sia nel mentre che nell'uscita, però è abbastanza cruciale per avere un buon giro perché il tempo si perde o si guadagna lì.
E poi le ultime due curve, le Rivazza, entrambe curve a 90 gradi, che sono più veloci di quanto sembrano. La prima in discesa, mentre l'altra in terreno piatto. Sono due curve abbastanza, come posso dire, interessanti, anche perché c'è il laghiaio che ti aspetta. Però adesso è tempo di partire con 35 piloti che sono pronti a prendere la bandiera verde. Adesso dobbiamo aspettare un pochettino perché la linea di partenza è tra poco. Sì, mentre vediamo che i piloti a sinistra si mettono sulle biglie, e mentre aspettiamo la bandiera verde che dovrebbe venire tra poco, e non ancora Here è we bandiera verde go. e tutti sono partiti. Una partenza abbastanza pulita fino a questo momento, mentre vediamo che Grama primo va lungo Eccolo lì, il eccolo Grama, lì. il primo va lungo e si fa mangiare da Blankenburg e Bilello. Quindi, Bilello dovrebbe. vediamo incidenti qua dietro. Oh, Per boom, incidenti 3 vittorie. grandissimi al 4, tamburello. 4 in 4. Si sono preso in 4. No, era si sono preso in 4. Adesso diamo un po' i nomi. Dovrebbero essere Palma. Adesso aspettiamo di capire chi sono questi ragazzi che sono stati coinvolti. Intanto, che Grama. ingresso, che bravo. Grama viene Alla passato da credo Ristori. Se Rist no, credo che Grama sia Ristori, passato. sì, Ristori l'ha mandata su Grama. La piratella qua c'è contatto, c'è un po' di contatto, però niente di serio. E Grama va da comandare il pacco di auto a essere fuori dal podio in meno di un giro. Quindi proprio la cosa meno aspettata che. Cioè, l'ultima cosa che mi poteva venire in mente era che proprio Grama perdesse la prima posizione così alla prima curva. From Però Hero to Zero, mi verrebbe da dire, da sì, non eroe. tanto, anche perché è ancora nei primi 5. Sì. Un'espressione così potrebbe essere usata se si fosse ritirato, cosa che non si è ancora ritirato. Però Speriamo non lo sia. due pit obbligatori. Qui ci sta un po' da divertirsi con questa strategia. Però Grama, diciamo che non si fa arrendere, si fa vedere che il suo passo da qualifica ce l'ha anche in gara. Solo che nelle partenze forse dovrebbe ripulire un po' la curva 1. Però Grama abbastanza vicino a Ristori per riprendersi il terzo posto. Però che partenza che ci siamo visti, eh. Sembrava pulita e poi ci siamo trovati un bell'incidente. Assolutamente, assolutamente sì. Intanto siamo in soggettiva con Vasigrama che adesso andrà all'attacco. Probabilmente ci butterà all'interno. Ristori, secondo me. No, 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 no. Frena più forte, Ristori. Frena più forte. Vediamo dove può sorpassarlo. Adesso aspettiamo. Adesso aspettiamo su alle acque minerali. Vediamo. Se proverà alla variante Gresini. Vediamo se proverà la variante alta dedicata a Fausto Gresini. Intanto No. dentro di Dio su Ruggero. Credo. Incidente C'è acque stato minerali, ti dicono. incidente alle acque minerali. Evidentemente qualcuno non l'ha digerita. E nel frattempo Guido Ristori tiene la terza posizione su Grama. Quando manca un'ora e 06. Siamo solo all'inizio di questa lunga gara. Sono le 20:09 sono le 20:09 in quel di Imola, quindi sta calando la luce del sole, mentre c'è l'attacco adesso di Grama che dovrebbe essere passato. Qua siamo in soggettiva con Ristori, la traiettoria interna di Grama. Vediamo se affonda la staccata. Sì, è passato Grama in terza posizione, sopravanzato dunque Ristori, che deve accontentarsi della quarta posizione provvisoria, ma può succedere, lo ripetiamo ancora di tutti. Intanto Bilello al giro veloce, chiedo scusa, giro veloce di Bilello,
1,2 il vantaggio per lui, mentre Carlo Bilelli 1,42,982, che tra l'altro è un gran giro. Paradosso, credo sia anche molto vicino al giro che ha fatto in qualifica, quindi ha fatto un super giro Carlo Bilello. Intanto siamo con Grandi che si deve difendere da Neri, qua siamo in soggettiva con anzi che deve attaccare Palmucci per la quinta posizione, si deve difendere conseguenzialmente da Neri. Prende tutto il cordolo in pieno, di sicuro coloro che abitano non troppo lontano da Imola non ne saranno contenti, considerando il caos che fanno queste vetture, un sound meraviglioso. Ricordo anche le varie polemiche che ci sono state da parte degli abitanti di Imola sul caos che fa l'autodromo. Difatti, per qualche anno, per qualche anno non si è potuto correre in determinate fasce orarie a causa proprio del caos che i cittadini di Imola lamentano da questo circuito. Intanto Neri va all'interno alla ribalza 2, passa in sesta posizione, sorpasso vincente, ma va lungo e allora incrocia la traiettoria Grandi e se la riprende la posizione numero 6. Stiamo passando sul traguardo qui con Bilello, Blankenburg e Grama. Vediamo se Grama ne avrà per riprendere Blankenburg prima e Bilello poi. Arriviamo alla staccata. Intanto le immagini no, le immagini stancano. Traccheggiani. Intanto rientra i box Bellisario, probabilmente un problema o un incidente per lui. Intanto siamo con Vladimiro Ruggiero dall'alto per la settima posizione con Neri. Si sposta Neri, anche Grandi davanti a lui, con Ruggiero che è lì spettatore non pagante. Come tante persone in Italia guardano il Festival di Sanremo, spettatori non paganti. Nel frattempo siamo con Ruggero, livrea veramente bella anche questa, Marco, livrea bianca con inserti gialli e con la scritta Porsche, dirsi voglia, in bianco. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi, caro Marco, di questa livrea? Bella livrea, onestamente. Mentre vediamo Di Dio in undicesima posizione e all'attacco di Tauro proprio alle porte della top 10, mentre torniamo dietro su Baldo, andiamo davanti con Francolini che è in un treno di tre auto per il 14° posto guidato da Lorizzo contatto. E questo va, Francolino fa un 90 gradi e vediamo E non un'altra solo auto lui. dietro. Vediamo un'altra auto che va nella ghiaia. Però adesso Francolini all'attacco da non riesco a capire chi, credo Salvi. Sì, Francolini sotto attacco di Salvi. No. Allora, Dascalescu recupera 4 posizioni adesso all'attacco di Baldo. Però non è abbastanza vicino. Però Baldo va abbastanza lungo all'inizio del tamburello. Questo dà un'opportunità da Ascalescu per mettersi all'interno verso la Villeneuve. Adesso dovrà alzare il piede uno dei due. E Baldo alza. E quindi da Ascalescu riesce a completare il sorpasso per la sedicesima posizione. Adesso c'è Di Benedetto che deve sopravanzare per il 15° posto, mentre vediamo Balda che va lungo. Baldo va lungo, prende l'erba all'uscita della tosa. E questo dà un'opportunità a Francolini. Ah, ops. Sì, dà un questo è Francolini. Cade giù in un'altra posizione. Però bel treno di auto. No! Ragozzino va a muro. Ragozzino alla Grosjean. Stile Grosjean. Ragozzino alla Grosjean, muro alle acque minerali. Oh no. E questo è tutto nei primi 10 minuti di gara, quindi Te l'ho ci stiamo già detto io. citando. Vediamo Salvi che Francolini credo sia andato nella ghiaia po poco dietro. E adesso vediamo che c'è anche. Oh!
No, quello là è Zatti. Bleve. No, sì, intendo dietro a Zatti c'è Bleve. Alessio Bleve per iOS in 20ª posizione. Torniamo avanti su Da... Dusk con Daskalescu all'attacco Strano. Rivaldo. Deve essere successo qualcosa da Scalescu perché era nelle posizioni comunque in top 10. Deve essere successo evidentemente qualcosa da Scalescu. Beh, da Scalescu che comunque ha fatto una qualifica molto buona, per cui mi aspetto possa recuperare tanto ancora rispetto a quello che è successo. Evidentemente si suggerisce, si suggeriscono in coordinamento, in regia, che dir si voglia, in partenza. Nel frattempo Guido Ristori si è staccato, non si stacca, anzi scusate, da Grama, rimane a 7 decimi, rimane lì. Rimane lì in quarta posizione, Sornione, pronto ad approfittare di qualsivoglia errore. Intanto 59 minuti e 54 secondi ancora di gara, quindi poco meno di un'ora. Mentre tra l'altro davvero bello vedere una pista italiana così apprezzata da tante persone, una pista comunque quella di Imola è apprezzata da tutti gli addetti ai lavori, o comunque da tanti addetti ai lavori. È una pista che comunque ha le sue caratteristiche, le sue peculiarità, le sue... Intanto attenzione perché Alessandro Neri va dall'esterno, si difende l'avversario per la sesta posizione Grandi, dovrebbe essere passato Neri, Bello! e infatti è passato Neri, è passato Neri, sorpasso vincente al tamburello. Per Neri, vediamo se c'è l'incrocio delle traiettorie. Vediamo se c'è l'incrocio delle traiettorie. Non c'è. E occhio Stevanella, Stevanella. È pericoloso Stevanella. Occhio, 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 occhio. Largo Neri si rinfila Grandi e vediamo se si butta dentro anche Stevanella. Sì, si inserisce in questa lotta a tre anche Stevanella. On board con Neri. Si toccano, c'è un contatto tra Grandi e Stevanella. Contatto abbastanza grave. Contatto abbastanza netto, intanto 5 secondi di penalità. 5 secondi di penalità per Di Benedetto. Siamo in zona 15, nelle prime 15 posizioni, mentre Bilelo ha allungato sensibilmente su Blankenburg. Davanti, 2 secondi e 7 di vantaggio. Nel frattempo, Alessandro Neri in ottava posizione. Stevanella si difende. Ma ti chiedo, caro Marco Albertini, quello che abbiamo per finora abbiamo visto tante cose. Intanto, attenzione, Stevanella Rugge Neri Ruggero. Ok, no, tutto a posto, semplicemente il tempo che spariva. Marco Albertini, ti chiedo, quello che abbiamo visto finora ti soddisfa come gara? Ti aspettavi qualcosa di meglio? Ti piace la gara che stiamo vedendo? Sono più che soddisfatto. Molto bene, risposta chiara, concisa, precisa, perfetta. Sì, è una gara. Mi sta dimostrando essere una gara molto, 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 Assolutamente, assolutamente sì, vai Marco. Adesso diamo Nil. Vediamo Neri che Oh, sovrasterzo sovrasterzo. molto potente, mentre vedo che Grama ha fatto il giro veloce, mentre non so, non stiamo guardando. Stevanella settimo da attacco di Grandi. Grama, come hai detto tu giustamente, fast slap, un giro veloce per Grama che ha ridotto il distacco a 1 secondo e 8, 5 secondi di penalità anche
5 secondi di penalità intanto anche per Dascalescu. 5 secondi di penalità per Dascalescu in questo momento, quindi la sua rimonta si ferma, si fermerà presumibilmente. Tutto qua inquadrato Stevanelli, anche se la gara è ancora lunghissima, per cui può succedere ancora di tutto. Anche Vai, vai no, Marco. niente. Noto che gli unici piloti che hanno preso penalità sono in posizione abbastanza vicina. Stessa penalità e 15° e 16°, quindi per la battaglia tra i penalizzati, tra Di Benedetto e Dascalescu, che Dascalescu è vicinissimo a Di Benedetto, quanto si riesce a vedere dai grafici, mentre vediamo che Stevanella molto aggressiva ai confronti di Grandi, che sembra crepare un po' in questa pressione qua, però allo stesso tempo Grandi sta cercando di andare all'attacco di Palmucci per il quinto posto. Ok, sembra che ci sia un problema tecnico, quindi mi sa che andremo in pausa per un momento. Ci fermiamo un attimo, super spot.
Di nuovo in diretta, dunque, dopo alcuni problemi tecnici che possono assolutamente capitare e di cui ovviamente ci scusiamo, ma ripeto, ci po possono capitare, ci ha raggiunto in cabina di telecronaca una terza voce, ovvero il nostro regista, vero Marco Albertini? Sì, è il nostro amico di cui abbiamo parlato prima, il nostro Mantegazza. Quindi diamo un saluto al nostro Mantegazza. E Salve. per cui, buonasera, buonasera a lei. Intanto attenzione perché torniamo davanti, perché Blankenburg, evidentemente è successo qualcosa a Bilello, perché Blankenburg l'ha ripresa, è lotta per la vittoria. Evidentemente magari qualche errore c'è stato di Bilello che non abbiamo assolutamente visto, complice i problemi tecnici, di conseguenza rimaniamo davanti nella lotta per la vittoria. Occhio anche ai doppiaggi che possono fare tanto, e di questo fa il gioco Grama, anche se si è un po' cristallizzato il suo distacco da Blankenburg a 2 secondi e 3 on board con Felix Blankenburg, dichiaro origini teutoniche tedesco, come si dice in Spagna, dell'Alemania. Allungo sul dritto, vediamo se con un po' di effetto scia potrà provare a tirare la staccata, e dove proverà a tirare la staccata, se addirittura già il tamburello non è troppo lontano. Occhio al doppiaggio, doppiaggio, fate piano ragazzi, doppiaggio senza alcun problema, perfetto. Intanto, oh, attenzione, Grama! Grama i box! Oh, grama. Grama i box e anche Trakeggiani. Attenzione, colpo di scena. Colpo di scena ai 48 minuti e 40 secondi. Grama ai box e anche Tauro, Trakeggiani, tanti ai box subito, per cui Penso proprio che sia per il primo pit stop della serata. per il esatto, per il cambio ovviamente non è un colpo di scena, ovviamente è un colpo di scena perché ha anticipato tutti, ma sono cambi ovviamente propedeutici. Intanto mi dicono che ci sono Mi sa ulteriori che abbiamo problemi, qualche altro problema. ci sono ulteriori problemi tecnici, di conseguenza ci rifermiamo un attimo, chiediamo scusa, ma non sono dovuti a noi, di conseguenza chiediamo scusa. Ci fermiamo un attimo ancora. A tra poco.
E siamo di nuovo in diretta, dunque, Ter, ancora una volta i problemi tecnici che stanno affliggendo questa diretta. Speriamo siano stati una volta per tutti risolti. Le immagini vanno sul ragazzo che in questo momento è inquadrato, Zardin, Davide Zardin, in ottava posizione, davanti Bilello, ma si è fermato Blankenburg, quindi anticipa la sosta e cerca il cosiddetto undercut. Sempre in cabina di commento Giacomo Darò, con me ovviamente Marco Albertini e anche il nostro regista che fa doppio ruolo, Mantegazza, un saluto anche a lui. Un saluto, 25 Oh minuti che si danno le pizze questi oh oh oh! Wow. quattro. Penalità, scusami, di 5 secondi per Ruggero. Penalità di 5 secondi per Ruggero, che attualmente è in seconda posizione, ma deve ancora fermarsi. Nel frattempo, qui siamo con Alessandro Neri che ha alle spalle di Stevanella, mentre si ferma Di Dio, ma andrei un attimo a vedere Bilello se la regia del nostro Mantegazza ce lo fa vedere per capire se si è fermato. No, non ancora. Vediamo se si fermerà in questo momento oppure continuerà ulteriormente. È importante da capire. Box, box, box. Box per Carlo Bilello, quindi un giro dopo Blankenburg si ferma anche Carlo Bilello, di conseguenza abbiamo un nuovo leader provvisorio chiaramente di gara e stiamo parlando di Ruggero, ammesso che non si fermi pure lui, ricordo che ha 5 secondi di penalità. Box Aspettiamo di box e arriva capire. Blankenburg, attenzione al distacco. E attenzione al distacco di Blankenburg, in effetti, che sta facendo intertempi interessanti. In tempi interessanti si è fermato Ruggero, mentre Grama è incollato a Blankenburg, eh? Grama è incollato a Blankenburg per la settima posizione, ragazzi. Attenzione! Ha guadagnato tantissimo con la sosta anticipata Grama rispetto a Settima posizione Blankenburg. che è una prima virtù. Posizione, sì, comunque lotta. Questa è una posizione settima virtuale, ovviamente è una lotta per il podio più che altro. Aspettando Bilello, mentre abbiamo un nuovo leader di gara, seppur provvisorio, chiaramente stiamo parlando di Siazzu. 43 minuti di gara, 11 gradi nell'aria, 11 gradi nella pista. Mi chiedo, intanto, evidentemente non esiste il cambio, non esiste il buio a Imola perché sono le ore 8:32 del pomeriggio, le 20:32. E il cielo è ancora bello terso, bello chiaro, evidentemente la pioggia, evidentemente non esiste l'oscuro, non esiste la notte su Imola. Intanto attenzione alla staccata provata da Grama, ma Blankenburg stacca più forte e Bilello si è tenuto la prima posizione con margini su Blankenburg, ha guadagnato tanto, 2-7 su Bilello, su Blankenburg per Bilello, importante vantaggio Marco Albertini. È molto importante questo vantaggio qua, perché gara lunga, se vuoi guadagnare qualcosa, meglio farlo nei punti di metà di gara, perché lì è dove poco succede e sfruttando le poche opportunità che ti vengono messe, potresti uscire con un buon risultato. Metteremo Siazzu nei pit. Presumibilmente, scusami se ti interrompo, presumibilmente però si fermeranno almeno un'altra volta tutti, considerando che si sono fermati dopo poco più di 20 di 20 minuti di gara alcuni, per cui sicuramente ci saranno almeno un'altra sosta, sicuramente, se non addirittura due. Cosa ne pensi, Mantegazza? Eh beh, è difficile qua gestirsi bene la strategia perché comunque gli ultimi giri devi essere duri con questo. Secondo voi ci sarà un altro pit stop? Giro di opinioni. Albertini, poi Mantegazza. Un Ce n'è altro uno pit. obbligatorio, Esatto. ovviamente. È ovvio che ci sarà un altro, mentre vediamo Grandi all'attacco di Stevanella. Al tamburello non ci riesce all'esterno,
Però sì, c'è un altro pit obbligatorio, quindi sì, secondo me ci sarà un altro pit che faranno. Oltre ovviamente al pit obbligatorio, chiaramente una pit Ah no, ulteriore, quindi quello non potrebbero essere ancora penso. due Di pit solito in queste stop. gare secondo me si prova a ridurre al minimo il top parla di... Cosa? Perfetto, per cui si cercherà di chiudere con due, con i soli due obbligatori, sostanzialmente. Intanto Ristori è in quinta posizione, ma ok, ha perso tantissimo su grama. Ha perso, credo, 3 secondi su grama. Quindi evidentemente qualcosa è successo a Ristori. Ma le immagini giustamente vanno nella lotta per la settima posizione e si ferma Salvi, chiaramente che era l'ultimo della top 10 ad affermarsi, mentre si è staccato tantissimo grama, che ha commesso credo un errore, perché era incollato a Blankenburg, adesso è staccato a quasi 3 secondi. Marco Albertini. Sarà stato un errore abbastanza, come posso dire, costoso per Graham. Però, come ho detto prima, la gara è un po' lunga, abbiamo 40 minuti rimanenti, possono sembrare tanti, e infatti sono un po' tanti, quindi c'è ancora tempo per Graham per riprendere Blankenburg, però... il suo progresso è stato, come possiamo dire, è stato un po' alterato da questo sbaglio qua. Ma adesso andiamo sul cofano con Bilello mentre sorprendete il suono di queste Porsche. Davvero per lui superare questi doppiati come Steph Curry mettere una tre. Semplice. E niente anche una vittima. Dei comparativi abbastanza interessanti, non andrò a mentire. Torniamo con Bilello che è ancora primo con un bel distacco su Blankenburg 3,4 secondi, mentre Grama non, per ora non è ancora riuscito a chiudere questo grandissimo gap ai primi però una parte di gara abbastanza, come posso dire, quieta, mentre vediamo Palma che va lungo davanti a Blankenburg. Non è successo niente, sono stato un doppiato. Quindi, però niente succedendo, a parte alcune penalità che vengono date, tra cui Zatti, 5 secondi. Mentre Salvi stop and go 30 secondi, una penalità molto grande data solo quando si va oltre il limite consentito in entrata nei pit oppure nei pit in generale. Però adesso c'è Siatsu all'attacco di Ruggero per la decima posizione,
mentre stiamo per iniziare un altro giro con 35 minuti rimanenti con Grama che ancora gira veloce, mentre andiamo Siat che si mette molto vicino, quasi prende il muro. Adesso, mentre andiamo verso il tamburello, Siatsu si fa vedere, però non va per la mossa. E adesso dovrà pensare un altro posto dove fare attacco. Però un bel inseguimento, cosa di cui ho parlato, di cui ho fatto riferimento prima della gara, che secondo me ci sarebbero stati dei bei inseguimenti, belli agguerriti da vedere. E infatti è proprio quello che stiamo vedendo adesso tra Siatsu e Ruggero. Quindi chiedo a Giacomo e a Francesco cosa ne pensano di questi bei inseguimenti. Beh, ti dico, caro il mio Marco Albertini, caro collega di Telecronaca, sono degli inseguimenti interessanti, sono degli inseguimenti molto belli, è un grande spettacolo quello che si può ancora vedere quando mancano 34 minuti. Ricordo che 34 minuti sono ancora eterni, caro Marco Albertini, sono ancora eterni. Cosa ne pensi invece? Il nostro caro amico Mantegazza. No, secondo me stanno facendo un ottimo lavoro a non intralciarsi troppo, a fare incidenti. Purtroppo stiamo vedendo un Blankenburg che è super in forma. Questo Bilello non so quanto riuscirà a reggere. Sembra l'unica battaglia davanti, potrebbe finire diversamente. Errore. Vediamo, vediamo, gara interessantissima. Infatti, quasi mezz'ora rimanente è una gara che passa molto veloce, soprattutto per quanta azione c'è stata nei primi giri. Però, Siatsu non è riuscito a ridurre il gap a Ruggero, mentre vedo che c'è Neri che è vicino a Palmucci, almeno secondo seconda grafica a sinistra. Infatti Alessandro Neri è molto vicino a Palmucci, probabilmente l'unica battaglia che possiamo vedere in questo momento in tutta pista. Sembra che i piloti si sono un po' esauriti dopo la prima parte della gara, però Alessandro Neri che solo meno di mezzo secondo a Palmucci, ci sono anche doppiati davanti, quindi diventerà una scena interessante con un doppiato che probabilmente si metterà in mezzo a questa battaglia qua per il sesto posto e li lascia passare, però questo gli dà una linea che va sulle biglie, un posto non tanto ideale, e questo non riesce a dare a Neri l'opportunità per andare a provare a fare un attacco su Palmucci che si deve tenere a settima posizione, mentre aspetta un'altra opportunità, mentre te non vedo male, si può anche vedere Stevanella in distanza che va per... Oh, e Palmucci prende un po' la ghiaia e deve difendersi per prevenire l'attacco di Neri, però Neri si mette molto molto più vicino e quindi diventerà un compito più difficile per Palmucci, che adesso dovrà difendersi con gomme un po' sporche da Alessandro Neri, mentre abbiamo Palmucci che va abbastanza lungo la piratella e spera solo di non mandare nel cestino le acque minerali e le mani al cestino in uscita, va lunghissimo in uscita. Questo dà una chance a Neri di mettersi accanto a lui verso l'ultima chicane della pista, con Neri che riesce a completare il sorpasso e Palmucci quasi perde l'auto. Una bellissima mossa da parte di Neri che ha aspettato l'ultimo momento per fare una mossa, ha aspettato
tanti giri, però la pazienza gli ha fatto bene e adesso è in sesta posizione. Ragazzi, comunque prima scherzosamente dicevamo che avrei dovuto fare uno shot ogni volta che avevamo problemi con la regia e purtroppo di nuovo problemi tecnici, quindi mi sa. Dovrò andare a prendere la bottiglia di brandy. Allora, ci fermiamo un attimo, ci fermiamo un attimo. Ancora qualche problema tecnico. Allora, sì, speriamo di risolverlo il prima possibile. Tra poco, purtroppo questa sera non è serata. A più tardi. E siamo di nuovo in onda quando mancano 27 minuti e 50 secondi alla partenza, alla conclusione, scusate, di questa gara. Le posizioni sono sempre quelle: Bilello, Grama, Blankenburg, poi Ristori, Stevanella, Neri, Palmucci, Grandi, Tracheggiani, Ruggero, poi Siazzu in undicesima posizione, via via tutte le altre. Qui sempre con me ci sono il nostro Albertini e il nostro Mantegazza che fa anche la regia. Bentornati, ci sentiamo di nuovo. Adesso sta la battaglia intorno all'11. Ebbene sì, battaglia intorno alla undicesima posizione, caro Marco Albertini. Una battaglia che comunque potrebbe essere interessante per la top 10, considerando il fatto che davanti le posizioni sembrano essersi un po' cristallizzate, se non per la quinta posizione, lo dico anche al nostro caro Mantegazza, perché c'è Neri che si sta avvicinando a Stevanella per la posizione numero 5, per cui attenzione a quello che può succedere lì in quella circostanza. In quella circostanza, Una circostanza. che avevo notato, ma intanto Neri è molto vicino, lo ripetiamo ancora una volta e può succedere ancora di tutto perché 26 minuti sono davvero lunghi. In 27 minuti si fanno tante cose, si sa, in 27 minuti si possono fare davvero tante cose nella vita, per cui può davvero accadere la qualunque, come speriamo non accada ancora. Problemi tecnici, speriamo davvero non siano finiti i problemi tecnici in questa serata falcidiata
da questi technical problem. Brutta uscita. Sì, brutta uscita di curva di Neri che evidentemente andrà a perdere qualcosina in termini cronometrici. Intanto 5 secondi di penalità per Zatti. 5 secondi di penalità per Zatti, mentre Stevanella e Neri ancora lì, sono ancora lì. Eccolo qua, Zatti proprio preso. Perfetta. Perfetto, la nostra regia. Yellow flag, intanto bandiera gialla. Dovrebbero essere arrivati in 27 in gara ancora in questa gara. Intanto qui siamo Attenzione con perché Fra. escono i secondi. Secondo pit stop che quindi sta essendo completato da alcuni piloti. Aspettiamo di vedere anche quello che faranno i primi. Bilello, Graham e Blankenburg, ovviamente l'attenzione su di loro, ma non togliamo gli occhi neanche da Ristori che per quanto si è staccato in maniera importante di 7 secondi è ancora lì perché ci si mette poco a fare un errore, di conseguenza bisogna tenere sott'occhio anche lui, considerando che può davvero davvero succedere di tutto. Qua è inquadrato Carlo Bilello per la posizione numero 1 attualmente, vediamo se, perché lui ha fatto lo stint più lungo prima, per cui potrebbe ancora aspettare. Prima si sono fermati nell'ordine Blankenburg, Grama e Bilello, per cui potrebbe essere così anche in questa circostanza. Vediamo. E vediamo quando e a che minuto si fermeranno i primi. Comunque tengo a notare che alcuni piloti hanno già completato entrambi i pit. Quindi già vediamo i primi casi di piloti che tolgono via i loro pit obbligatori per andare fino a fine gara senza tanti problemi. Possiamo un po' ascoltare anche dall'esterno, perché di solito siamo sempre abituati ad andare all'interno dell'abitacolo, ma facciamo un po' ascoltare anche i suoni ambientali, tra virgolette. Per cui ascoltiamoli un po'. Oh! Ma il Giazzu è Suoni spawnato. ambientali di Ruggero. Ma il Giazzu è spawnato così o no? Perché è veramente apparso all'improvviso. È apparso all'improvviso. Per la posizione numero 8. Intanto box per Palmucci, per Di Dio e per Zatti. Interessante. Noto che Zatti ancora 5 secondi di penalità. Però adesso è riuscito a togliere 5 secondi di penalità. Quindi Zatti è libero delle sue penalità adesso.21 minuti, 30, 33 secondi alla conclusione. Bilello, Grama, Blankenburg, grandi occhi al doppiaggio. Si fermano Ristori, Stevanella e Neri, anche Trakezzani, per le posizioni che contano. Per le posizioni che contano. Però parliamo un po' di questa pista qua. Cioè, abbiamo parlato del giro di formazione, ma avevo fatto solo una guida alla pista. Cioè, pa parliamo un po' di momenti storici in questa pista qua. Che è una pista molto bella, anche storica. Partita come pista stradale.
tutti che si lamentano di tanti percorsi cittadini, però non sanno che alcune di piste molto famose, per esempio questa e anche Spa, sono nate come piste cittadine, come piste stradali. Quindi chiedo a voi due, cosa ne pensate di questa pista? Vado io, personalmente la adoro, è la pista più bella secondo me d'Italia, la trovo la pista più bella d'Italia e forse una tra le più belle del mondo. Questo è il mio pensiero, una pista tecnica, una pista bella, una pista vera, ecco, una pista vera. Non so cosa ne pensa il nostro amante Gazza. Io non potrei che essere più d'accordo, una pista bellissima. Altre non. Devi. La cosa che cambierei. Attenzione qui di Dio! Paolo. Cristian di Dio. Ah! Attenzione Oh, che traverso, traverso. proprio. Ok, E adesso dovrà ricostruire. Se tra 3 giri. intanto torniamo su perché ci sono con la classifica, perché ci sono dei pit stop con Ruggero ai box. Ruggero ai box, aspettiamo anche Bilello Blankenburg insieme ai box. Gramma non si ferma. Bilello e Blankenburg, con Bilello che è già uscito dai box, Blankenburg grandi ai box, esce Blankenburg, ma è staccato, staccatissimo, e rientra nel traffico. No, per fortuna per lui no. È appena Davanti dietro a Bilè. credo No, sia è no. un doppiaggio. Esatto, credo, Perdonami. è un doppiato quello davanti a Blankenburg. È un doppiato quello davanti a Blankenburg. Di conseguenza Bilello ha un vantaggio di 7 secondi. Di 7 secondi circa. Gramane pit. Grama in Comunque, più. tornando al discorso di. Alla meglio. Appunto, queste GT posso. Che succede? Non hanno tanta importanza queste. Quasi GT3, tra l'altro. Però. Mandegaz, qual è la tua curva preferita? Di Come? questa pelle, Come? qual è la tua curva preferita? Così. Beh, allora. Legato emozionalmente alle acque mie. Perché ho avuto bruttissime esperienze, ma anche bei ricordi. Ma come penso un po' tutti. Le acque minerali e questa chicane con questi bellissimi salsicciotti altissimi che io onestamente non so chi li abbia messi, ma da un punto di vista puramente tecnico hanno causato più danni di un autoattentato. Comparazione interessante, non andrò a mentire, però è sempre bello dare un po' di colore a queste frasi qua. Quindi, se permettete, dico che la mia curva preferita, o almeno la mia sezione curva preferita, è la Villeneuve, soprattutto con auto tipo queste che hanno il. Quando butti giù l'acceleratore, restano piantate. Vediamo di Dio che sembra aver avuto uno sbaglio all'uscita dei vari Eh sì, di cambi. Dio, purtroppo oggi la sorte non è dalla sua. Diciamo che esatto, cognomen non omen in questa circostanza, Ah, non penso che purtroppo. nemmeno un intervento divino potrebbe ricostruire la sua gara perché vedo lì in minimappa che prima posizione, a Sì, doppiarlo. la misericordia. sta arrivando Bilello. Intanto avete visto lì quando sul dritto, intanto si ferma Siazzo. Ma avete visto sul dritto come ci sia alla variante, ci sia la possibilità di fare la variante bassa oppure di andare dritti come hanno fatto queste vetture e come fanno quasi tutte le auto. Pochissime sfruttano la variante bassa, pochissime sfruttano la cosiddetta variante bassa che invece, come detto durante la telecronaca precedentemente, viene sfruttata dalla
dalle due ruote. Ricorderò sempre il weekend di Imola 2017 in cui ero in loco, con una ventina di bandiere rosse nel weekend, tantissime dovute in superbike per quanto riguarda la superbike, dovute alle bandiere rosse dovute a tante cadute, insomma, alla variante bassa che adesso potrete vedere alla sinistra del vostro teleschermo. No, forse, anzi, non è coperta è coperta, ma la potete vedere adesso nell'inquadratura nel campo lungo. Si può tranquillamente vedere con tantissime bandiere rosse, addirittura la gara della Super Sport, categoria di contorno della Superbike, che è stata spostata, lo ricordiamo, a dopo la Superbike a causa delle troppe bandiere rosse, con la Superbike che ha dovuto fermarsi per un lungo periodo a causa di una perdita d'olio in uscita dalle acque minerali da parte di un pilota, Ayrton Badovini. Ayrton, nome tristemente famoso in questa pista, lo ricordiamo tutti. Dove eravamo? Io non c'ero, non esistevo, ma tutti Anch'io. si Nemmeno io. credo. Credo che nessuno qui in cabina di commento esistesse, per cui chiunque abbia più del 1994 di età si ricorda dov'era in quel momento, in quella triste giornata in cui il Uno dei nostro. malfunzionamenti tecnici più dannosi della storia. Assolutamente sì, Ayrton Senna da Silva purtroppo poi perse la vita in una gara folle, in un weekend folle, con il rischio per Rubens Barrichello sin dalle prove libere, per poi arrivare alla qualifica Ratzenberger. con Roland Ratzenberger, ovviamente, sì, che perse Altro anche lui. Sì, Ratzenberger e Blankenburg nomi quasi assonano, speriamo non la stessa. no, 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 speriamo davvero di no, poverini. Speriamo davvero di no, per il povero Felix Blankenburg, con cui andiamo in soggettiva adesso. Facciamo così, ci facciamo tutto il giro fino al tamburello insieme a Blankenburg. Un bel giro. Ma facciamo ascoltare un po' il sound di questa porta. Andiamo in pista. Per ora salvo Blankenburg. Per ora. Però torniamo su Ruggero che si è fatto passare da Siasto mentre noi non stavamo guardando. Però una bella battaglia per il nono posto. Che si sta formando, oppure che potrebbe finire visto che Siasco sta riuscendo a distaccarsi da Ruggero con 11 minuti rimanenti. Una gara che è passata molto velocemente, tristemente anche con dei problemi tecnici. Però per ora vediamo che Grama è riuscito a ritornare in seconda posizione anche dopo, cioè anche se è andato fuori al primo giro, che non è stato un momento ideale. Però torniamo dietro con Tauro all'attacco di Benedetto.
M.Tauro, ma non è Mino, Matteo. Non siamo in Grecia. Però Tauro prende una buona uscita dall'uscita della Tosa. Però non riesce a mettersi accanto. Quindi sarà interessante vedere cosa potrà fare Tauro nei prossimi 10 minuti. Però ha uno sbaglio abbastanza grande da Tauro all'acqua minerali. Però adesso va lungo il E terreno attenzione perché interponimento anche Didio lì dietro in lotta. sì. Negli ultimi entusiasmanti 10 minuti di questa magnifica. Tauro sempre più vicino su di Benedetto, questa volta andiamo verso il tamburello con Di Benedetto che si difende, Tauro che viene costretto all'esterno, però non è abbastanza e Di Benedetto L'uscita, tiene la attenzione sua all'uscita. posizione e quasi perde l'auto. Oh, Tauro è lì vicino, andrà all'interno. Neville Rischio. Love, oh, quasi contatto tra i due, però Di Incredibile. Benedetto Un'altra uscita migliore, adesso qua al punto di sorpasso. no, all'esterno dovrà provarci, però E qui non si passa all'esterno. no, si avvicina anche un doppiato. Oh, c'è un'auto ferma, Sì. all'uscita da Tosa, non sono riuscito a vedere chi era. Oi, oi, Ui. oi, 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 oi. Ai. Un'auto ferma. Intanto vediamo, continuiamo a seguire. È De Guglielmi. De Anzi, De Guilmi, Gui, De Dario De Guglielmi. Guilmi, sì, è uscito. Non ha recato Dario. danni a nessuno. Per Numero fortuna. 71. Per fortuna non ha recato danni a nessuno. Non ha recato danni a nessuno. Intanto mancano 8 minuti alla conclusione di questa gara, mentre sta circolando una voce per quanto riguarda la Formula 1, che sarebbe clamorosa, secondo la BBC. La riporto così com'è quando mancano 7 minuti e 50 secondi. Fermatemi se c'è una battaglia. Secondo la BBC, Christian Horner sarebbe stato licenziato dalla Red Bull. E attenzione, questa è una notizia enorme. Bomba. Leggo già i giornali Christian Hornier, perché sappiamo un po' tutti che lui. Sì. Questo non lo sapevo. No, beh, sappiamo un po' tutti cosa è successo a Hornier. Non so se voi ne siete al corrente. È accusato di aver mandato foto intime a una dipendente. Ricordiamo Hornier, come abbiamo visto, su Drive to Survive, sposato felicemente. Qui è una situazione abbastanza pesante da gestire. Ma attenzione a Tauro che è vicinissimo. Sì, Tauro è vicinissimo per la dodicesima posizione su Di Benedetto. Vediamo chi avrà la meglio. Secondo voi chi avrà la meglio? Di Benedetto Tauro. Secondo me Tauro potrebbe essere il vincitore in tutto questo, ma allo stesso tempo Di Benedetto riesce a difendere in un modo abbastanza bello Di tutto Benedetto mi questo. sembra reggere meglio la seconda parte del circuito e il terzo settore. Infatti, vediamo qua Tauro un altro errore. Però, secondo me, la livrea Gulf gli darà quella spinta extra che serve. Meraviglioso, meraviglioso. Da pilota di sim racing, vi dico che avere una grande livrea. Io ho portato il nome Eurobet nelle mie competizioni. Avere una grande livrea comunque ti carica di responsabilità, anche se è soltanto nella tua testa, importante. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Sì, intanto seguiamo l'onboard di Matteo Tauro. Attenzione a Didio su Oh! Orazio, Didio!
che sorpasso all'esterno, però non è ancora No, finita. no, no, Di no, Dio no, che non riesce a... Oh, no! no, amore! No! No! L'ha persa. Mannaggia. Ai ai ai, peccato. Errore di Dio che torna. Aia, Che. questa... Questo non ci voleva. E con il video che stava facendo, che sta per fare un sorpasso bello su Vediamo qua che sembra arrabbiato il pilota della helmet cam. Ecco. peccato che non vediamo i movimenti dentro il posto. 5 minuti comunque mancano, 5 minuti. 5 minuti mancano. Quindi interessante, come detto, una gara che passa abbastanza velocemente con... Adesso vediamo Ruggero che è ancora vicino a Siatsu, ma non è ancora vicino abbastanza per provare un attacco. Quindi sarà interessante vedere cosa potrà fare nei prossimi... E ultimi giri. Attenzione Tauro con la scia. Tauro con la scia, però abbastanza lontano, solo mezzo secondo che separano i due. Però Tauro si fa avvicinare, cioè si avvicina di più e di più. Però Di Benedetto ha un'uscita abbastanza scombussolata dal tamburello. Però adesso siamo verso la tosa. Tauro va molto dritto, cioè va troppo lungo in frenata, quasi prende Di Errore, per Benedetto. fortuna è riuscito a pestare il freno in tempo perché qui avrebbe avuto conseguenze gravissime. Niente. Conseguenze abbastanza gravi, però se non ho notato male, Tauro ha anche sforzato un po' a destra per agevolare il lievitamento a questa collisione che poteva succedere. Però buon comportamento di Tauro e Di Benedetto va Lungo di Benedetto. lungo, però e quasi perde l'auto. Adesso Tauro potrebbe mandarla all'interno, però credo che alza il piede. No, non lo alza interamente, però è una posizione non tanto bella. Però Di Di Benedetto Benedetto sbaglia ancora in quasi uscita e adesso è perde un inseguimento all'ultimo. alla rivazza. Adesso Di Benedetto all'interno, però gli lascia l'interno per... No, Di Benedetto difende l'interno all'ultimo, però sembra andare un po' lungo. E Prende la attenzione, si ghiaia. infila Tauro. Tauro che prende la posizione per ora, però adesso ci sono due Di kink. Benedetto all'interno, c'è la traiettoria leggermente più veloce, 3 metri più corta, ma gli basteranno. Però adesso va Vedi. tutto in vantaggio di Tauro verso il tamburello. Adesso Di Benedetto dovrà completare la mossa all'esterno, che non è impossibile, ma abbiamo visto alcuni piloti farlo. Di Benedetto prende la linea che ha fatto Grama al primo giro e La perde linea la Lance Stroll. posizione. Troppo non molto efficace. Esatto. Ricordiamo quello che è successo con quella linea lì, il povero Lance Stroll. Il nostro eroe Lance Lance Stroll che sarà al via di Formula 1 anche l'anno prossimo, lo ricordiamo. L'anno prossimo, insomma, questo 2024. Purtroppo penso di parlare a nome di tutti. Purtroppo. No. No, dai, diciamo che ci sono piloti in Formula 1 che non hanno mai fatto podio a differenza sua, ecco. Diciamo che hanno i numeri, ma si trovano in banca e non nell'annuario di Formula 1. Sì, ma dico, i podi non li fai senza il talento, secondo la mia opinione. Non è che fai un podio senza talento. È già Stroll che ha tre Beh, podi, cioè, lo ha è dimostrato. qualcosa. Sì, cioè, non è un talento costante, però è un talento che quando si sveglia c'è. Assolutamente sì. Intanto Tuttavia, attenzione io al penso che Lance Stroll sia più bravo a dimostrare la mancanza di talento. No, non proprio. Abbiamo visto che l'anno Sulla scorso. pioggia, devo dire che è un La Emirates. pioggia è Senna. E i fan della serie sapranno di chi sto parlando.
Io mi dissocio comunque a prescindere da tutto. Io mi dissocio a prescindere da. Mamma mia, l'ho vista piantata lì. Mamma mia, Palma, Rea Palma. No, Red De Palma che non è a Sanremo. ha già cantato. Non oggi non deve neanche cantare. Ha presentato e adesso è qui. E comparativi. Ed è qui. A Imola ha preso evidentemente un jet privato da Sanremo per Come Verstappen poi salta sulla postazione da sim racing appena la gara, bellissimo intanto passo. sorpasso interno, sorpasso interno, sorpasso interno Complimenti Fred, gli vincente. auguriamo anche un buon finale di Sanremo. Sì, assolutamente come a tutti e al nostro Beppe D'Ammacco che è presente lì in loco a Sanremo. Ah, Beppe D'Ammacco. Beppe è presente in loco a Sanremo come giornalista, intanto 5 secondi di ma penalità per merito. sbaglio o Grama è molto vicino a Bilello all'ultimo giro? Due secondi, 2 secondi. Niente. 2 secondi 149, ma secondo me sono meno, eh. Secondo me così a prima vista sono meno, ma c'è un doppiaggio di Possibile mezzo. problemi di carburante? Può essere anche nella cosiddetta gestione. Però sembra, cioè adesso Bilello deve solo tenere l'auto in pista e c'è la vittoria. Uno sbaglio potrebbe dare un'opportunità a Grama per Un secondo e rientrare. sei, un secondo a sei adesso. Sì. Alla fine Bilello che va verso la fine del giro, mentre noto che viene per 5 secondi di penalità. Però torniamo sull'importante, Bilello che ha preso la prima posizione già al primo giro con lo sbaglio di Grama, va a completare le due rivazza per finire questa gara di 1 ora e 10, il settimo round della Porsche Super Cup va a Bilello Bilello, che Bilello vince su vince. Grama che ha buttato la vittoria al primo giro. Sì. Quindi Porsche Cup Super Series Round 7 va a Bilello e Blankenburg terzo che ha fatto una bellissima gara. Ristori quarto con un'altra gara abbastanza solida con Palmucci che attualmente è quinto mentre andiamo su Ruggero che attualmente decimo, mentre vediamo Palmucci quinto, Neri è attualmente sesto, vediamo se la penalità Si era impatterà lì. avvicinato tantissimo che ne Sì. penalità. Grandi settimo, Stevanella ottavo, vediamo dove è Stevanella, ecco Stevanella che va a finire ottavo, Tiazzo riesce, no, lascia passare. No, c'è un po' di miscomunicazione tra Siazzo e Ruggero, con Ruggero che prende posizione all'ultimo su Siazzo, tra che già ne undicesimo. Compagni di squadra, penso che sia stato un ordine di scuderia qui. Christian Horner, forse che ha già trovato lavoro. No! Niente, Tauro è attualmente in dodicesima posizione, sì, Tauro finisce in dodicesima. Di Benedetto in tredicesima, Dorazio quattordicesimo, Lorizzo quindicesimo, Francolini sedicesimo davanti a Bleve, Ciocan, Zatti, Bellisario, Palma, Macchi, Salvi, Ferrari, Pagliaro con 5 secondi di penalità, Zardin, Stanno allineando una bellissima Rapino. scena con i fuochi d'artificio pure. Vediamo Meraviglia. una bellissima, bellissima scena qua. Però il settimo round della Porsche Cup Super Series organizzato da BT Paddock è finito e a meno che non vogliamo aggiungere altro, credo che sia Grazie a tutto da tutti. noi. Quindi Beh, penso che sia soltanto rimasto da dire quanto sia stato. sì, quindi buonasera a Quando si sarà tutti e ci vediamo divertente, la bella prossima questa. volta. Buona serata. Ciao ciao.